oggi la seconda giornata di screening qui a Fontana Rosa, ovviamente limitato, è limitato soltanto a quelle persone che hanno avuto contatti con i positivi. Affrontare il virus e non subirlo soltanto, questa l'azione messa in campo dal comune di Fontana Rosa, che ha organizzato una seconda giornata di screening nel piazzale antistante la sede della Misericordia per somministrare tamponi molecolari ai cittadini che hanno avuto contatti con positivi. È stato possibile, come nella prima giornata, individuare circa 17 positivi, tra cui 12 completamente asintomatici e 4 pauci asintomatici. Oltre 15 le persone guarite su 55 casi positivi, questi i numeri relativi alla seconda ondata. Durante la prima i contagiati a Fontana Rosa sono stati 4. Attualmente i positivi, spiega il sindaco, sono 38 con 2 persone ricoverate. Abbiamo voluto ripeterla questa giornata, dando la possibilità anche a coloro che non possono uscire fuori paese di poterlo fare anche in maniera del tutto privata. Non solo i monitoraggi, per limitare il virus sono state messe in campo diverse azioni. Come quella della chiusura della scuola fino all'8 dicembre, come la chiusura del mercato settimanale per 2 giovedì consecutivi, come la chiusura per esempio del cimitero, o meglio limitare l'ingresso al cimitero durante le funzioni soltanto a 15 familiari. Sindaco, uno screening sui commercianti, questo probabilmente sarà fatto nelle prossime settimane qui a Fontana Rosa. Sì, questa è un'altra idea che vorremmo metterla in pratica il prossimo mese, quando ovviamente le attività commerciali lavoreranno sicuramente di più in prossimità del Natale. Logica, secondo il primo cittadino, la scelta di prorogare la sospensione della didattica in presenza per non aggravare la situazione. Il problema, mi rendo conto, non è diciamo il bambino a scuola dove ci sono tutte le misure di sicurezza, ma quello che succede prima dell'entrata a scuola e dopo l'uscita dalla scuola che potrebbe diciamo così agevolare un'ulteriore diffusione della pandemia. Lei è un medico, qual è la situazione negli ospedali? Allora, le dico, fino a 7 giorni fa la situazione era al collasso. Mediamente nell'ospedale arrivavano una decina di soggetti affetti da Covid o sospetti Covid. Devo dire la verità, oggi la situazione va molto meglio, ma va anche molto meglio per tutte le misure, diciamo, che la Regione Campania, la stessa ASL, lo stesso ospedale Moscati hanno intrapreso durante questo periodo, aprendo ulteriori reparti, aprendo ulteriori padiglioni per gestire soprattutto il paziente non di terapia intensiva.